miscela di Gonzalo, arriva il Vassoi, che ovviamente ecco Kill, ancora se la gode è il loro momento. Ecco Kill, però non vedere una Stratos, oddio, quest'anno è andata così, anche se c'era una Stratos, una replica proprio sull'ingresso della provincia, sì, dell'ingresso della provincia, è un originale, calma, è un originale, mi correggo, guai, c'era anche una replica dello stesso colore che girava. Chiedo bene, un originale stradale. Aspetta, poi c'è un'altra bellissima macchina che volevamo far salire su questo palco, però il presidente non se l'è sentita di guidarla, c'era questo teatrino già combinato, una splendida destra Delta S4 per Giorgio Croce, che ha detto, oh, io sono un lancista da sempre, ma non so guidare quella Delta S4. Troppi cavalli. Ed è rimasta lì parcheggiata. Troppi cavalli, non vorrei saltare giù dal palco. A parte le battute, abbiamo qui un'altra vettura della casa di Stoccarda che andrà a ricevere sicuramente il caloroso applauso del pubblico amico, perché cambiamo raggruppamento, scendiamo di un gradino, vettura più datata della precedente che abbiamo visto tagliare il traguardo vittorioso, vai un po' più avanti, dicono. Ma non è abituato, vedi? Ci mette il piano, non è più abituato. Allora, la battaglia è stata dura, chi ha la fortuna di essere da questa parte lo vedrà, perché la Porsche reca i segni di qualche toccata ancora nella giornata di ieri, ma scendete pure tranquillamente, con calma, e intanto voi preparate a spellarvi le mani, perché sono i vincitori assoluti del secondo raggruppamento della classifica virtuale, sarebbero secondi assoluti, Romano! Reverente! Grande sensazione, eh? Sì, una bellissima sensazione, una gara bellissima. Poi dove sei te? Di Udine. Appunto, arrivare qua, nella tua città, così nel gradino più alto dell'aggruppamento, meglio di così non poteva andarti. No, è splendido, bellissimo. Sì, meraviglioso averla finita sta gara, è stata durissima. Tanti anni nelle vetture moderne, soddisfazioni sicuramente, vittorie di categoria, gran bei risultati, poi un periodo buio in cui Andrea Romano era letteralmente sparito dalla circolazione per poi ritornare, non più dalla porta principale, ma non è comunque un viatico non di eccellenza quello dell'autostore, che lo stai soffrendo adesso, e ritorna in competizione, lo fa subito con dei grandi risultati. È un'esperienza bellissima correre con le autostoriche, perché è assolutamente affascinante e molto difficile. Come hai fatto a togliere la ruggine dopo qualche anno di inattività? Sbagliando, correndo e imparando. Beh, direi che ha dato sui frutti questi errori e soprattutto tornare a imparare tante cose con queste moderne, con queste storiche, dopo un passato, come lo ricordavo prima. Sì, beh, sicuramente, è assolutamente avvincente correre con queste macchine, bellissime. Allora, se, come si dice, l'appetito viene mangiando, non ti togliamo più dai piedi adesso. Beh, speriamo. Speriamo con i tanti anni, andateli davanti, prego, intanto cominciamo avanti a dare tutto quello che questi signori avanzano da noi, ecco le palle coppe che cominciamo a consegnare nelle mani dei nostri illustri ospiti, ci sono anche le bottiglie da dare, aspetta, diamo una mano anche noi. Allora, una da una parte, premiano precisamente l'assessore lo sport Mario Virgili, che è il vicepresidente della provincia Fabio Banchetti, anche una buona bottiglia di Roncal, che ricordiamo ha ospitato il raggruppamento alle 11 la di questa mattina. Io direi a questo punto, se Camolo è pronto, di fare la stessa cosa di prima, secondo raggruppamento, tutti di nuovo in religioso silenzio, parte l'inno nazionale per i vincitori del secondo gruppo delle auto storiche, Romano Reverante. Yeah.
hai venduto a croce, adesso te le riporti. Ecco, vogliamo... Verranno immediatamente riciclate. Ecco, vogliamo spiegare per il pubblico. Non sa da fare, perché credo che una bellissima prestazione come questa deve essere incorniciata. Ci sono tre premiazioni, tre podi, tre storiche. Certo. Darvi un riferimento, il primo aggruppamento mi sembra va fino al 1969, il secondo al 75, il terzo raggruppamento all'81. Ovviamente questi anni diversi, all'interno ci sono queste assolute, poi abbiamo premiato col croato il miglior tempo. Direi che a sto punto qua la festa si conclude con lo spumante. Revenant ha già cominciato. Revenant è partito prima, ma non ha rovinato la festa. È Romano che non è più abituato, vedi? Mi è uscito poco di spumante da lì. Sei accecato da questo grande successo. Via col Santana, dai, cominciato bene un po'. Non assestava, non è abituato allo spumante, questo chissà che non sia l'occasione per riprendere l'abitudine di salire sul gradino più alto proprio con le storiche. Sappiamo che comunque è un pilota che in passato ha già avuto dei successi e che è l'ideale riportare. Come poteva non vincere? Guarda la targa, tutto finisce per uno. Come poteva non vincere questo? Tra noi anche con piacere il consigliere regionale Alberto Novelli, ecco qua l'assessore Miani del comune di Cividale, ricordiamo indelebile questa nostra unione, quella di Udine con Cividale per quanto riguarda soprattutto le storiche, ricordo assessore partenza. Miani tra l'altro che oltre che essere assessore anche un pilota, dico bene, lui dice di no, però ce lo ricordiamo comunque. Avanti dice però qualche anno fa si è cimentato anche nelle salite, no? Il risultato magari non era quello che lui apprezzava, comunque un benvenuto anche a lui. Fanno veramente il carico di coppe, perché finiamoci l'assoluto, c'è la classe, infatti. Una prestazione da sottoscrivere sicuramente prima di partire, un impegno che hanno portato a termine indubbiamente nel migliore dei modi. Romano Revenant, vincitori di classe gruppo, e ovviamente tra duelli di folla e gli applausi del pubblico sempre appassionato e competente, abbandonano questa pedana, questo palco di arrivo.